La pandemia è quasi alle spalle, si ritorna alla normalità e tutto quello che è successo in questi mesi nell'assistenza per anziani sarà solo un triste ricordo. Pensate, numeri precisi sulle morti per Covid nelle strutture per anziani ad oggi non ce ne sono. Ma come si è arrivati a tutto questo? Nel 1992 è il governo Amato che apre al privato l'assistenza anziani attraverso l'accreditamento. Con il sistema dell'accredito il Servizio Sanitario Nazionale rimborsa i privati per il servizio svolto. Nel 2020, secondo SPI CGIL, su un campione di 4.000 strutture in Italia l'86% è gestito da privati, un business che attira società, enti religiosi, onlus, fondazioni, cooperative, multinazionali, un mercato con alti livelli di crescita. Nel 2017 in Lombardia le strutture per anziani private sfiorano il 92%, in Emilia-Romagna le accreditate sono l'81%. I costi delle rette nel pubblico arrivano fino a 1.800 euro al mese, nel privato oltre 2.500. Si parla di 288.000 anziani non autosufficienti sparsi per 7.000 strutture in tutta Italia, ma non esistono dati omogenei nazionali sul numero preciso delle case di riposo accreditate. Un quadro complicato da 20 sistemi sanitari diversi da regione a regione. Si stima che il 63% degli anziani non autosufficienti non risulta in carico ad alcun servizio sociosanitario. Secondo Amnesty International, l'Italia ha la più alta percentuale di persone anziane in Europa e pochi posti letto nelle strutture assistenziali, un settore in cui spesso emergono carenze e irregolarità lavorative. E poi c'è il badantato, un esercito di oltre 1 milione di persone, il 60% delle quali irregolari. Un mercato enorme che impegna risorse economiche delle famiglie e che risulta tuttora fuori da ogni radar pubblico. Come avete potuto vedere, la situazione è davvero complicata. Cambierà qualcosa, è molto difficile perché soprattutto meno pubblico significa più privato e alla fine ognuno si arrangia come può. Ma ci sono i comitati che comunque si battono per migliorare questo sistema. Cosa rappresentano i lumini che state accendendo qua in Piazza Grande? I lumini rappresentano i decessi che ci sono stati all'interno dell'RSA e tutti i movimenti di cittadini che comunque vogliono fare chiarezza su quello che è avvenuto, ma soprattutto un lume di speranza che rappresenti il cambiamento, perché vogliamo cambiare la realtà attuale di quello che succede all'interno delle residenze anziani. È un diritto costituzionale il diritto alla cura e alla salute e di questo se ne deve fare carico il Servizio Sanitario Nazionale, le istituzioni, quindi però non si possono creare dei parcheggi, si devono creare delle strutture che siano nel rispetto della dignità, cioè non gli può essere tolto tutto. Il trattamento degli anziani nelle CRA, nelle RSA, va resettato,